Per la tua informazione su tutti gli eventi, le news, gli indirizzi utili, il territorio, consulta magaze.it. Collegati online. magaze.it. Sindaco, ci troviamo in questa bellissima fiera. Perché il comune vuole promuovere gli agricoltori di Valle d'Olmo? Perché l'agricoltura è nato, secondo la mia opinione, ma anche quella dell'amministrazione che io guido, può far uscire sia questo paese ma anche il territorio siciliano dalle secche della crisi. Lo può fare nonostante la crisi, perché la cerealicoltura è al tappeto, direi. Il frumento è 17 centesimi al chilo, il latte si vende a 34 centesimi il litro. Nonostante siano realmente al tappeto, però si può, secondo me, risorgere da questa con la buona volontà, che è caratteristica sia dei valledolmesi ma sia degli uomini del nostro entroterra, che sono sempre stati abituati a dalle crisi a risorgere. Quindi è un po' questo che dico, ecco perché stiamo puntando sulla fiera e sull'agricoltura. Oltre alla fiera, la vostra amministrazione come sta aiutando gli agricoltori locali? Purtroppo ne parlavamo poco fa, il comune non ha delle casse floride e credo che un po' tutti gli enti locali cercano di inventarsi un po' quotidianamente come fare e cosa fare. Però ci siamo con la promozione e ci siamo anche, non so se avete visto il consorzio, ci siamo anche semplicemente cercando di far coagulare delle iniziative, come per esempio quella del consorzio dei diversi produttori che cercano e tentano di chiudere la filiera agroalimentare. Quindi ci siamo stati anche senza soldi, non credo che i soldi siano sempre necessari. Sono utili sicuramente, ma non sempre sono indispensabili. Quindi possiamo augurarci una 12ª edizione della Fiera dell'Agricoltura? Lo spero e in ogni caso ogni anno dall'inizio in pratica abbiamo cercato di imparare dalle crisi oppure dai difetti della fiera per cercare di fare meglio. Insomma, una cosa mi piacerebbe dire, un espositore mi ha fatto credo il più bel complimento mai ricevuto. Mi ha detto è la piccola Verona della Sicilia. Questo dico, ci dà uno stimolo a fare meglio. Architetto Cugino, cosa spinge il comune di Valle d'Olmo a organizzare una manifestazione come questa che promuova l'agricoltura? Allora, intanto questa manifestazione nata 11 anni fa, nata quasi per scherzo, ma per promuovere ciò che agli agricoltori manca, la pubblicità, manca il lancio dell'agricoltura. E allora abbiamo deciso, io e l'amministrazione, di iniziare a dare vita a quello che è la pubblicità per quanto riguarda i propri prodotti sia agroalimentari che attrezzature agricole e per quanto riguarda le macchine agricole. Ci tengo a precisare che questa è una fiera dell'agricoltura, perché molti magari la scambiano come festa o come sagra. Invece io ci tengo che questa è fiera dell'agricoltura. Oggi abbiamo raggiunto circa 200 dispari espositori e visitatori da tutta la Sicilia, Valle d'Olmo è riuscita a creare un consorzio dei produttori di Valle d'Olmo. Chi ne fa parte? Sono le aziende locali del settore agroalimentare, quindi il vino, la pasta, il formaggio, l'olio, la salsa, bellissime, eccellenti realtà locali che producono ottimi prodotti e che hanno deciso di stare assieme per fare rete. Qual è appunto l'obiettivo che vi fissate per quest'anno o per il futuro?
Abbiamo appena iniziato, intanto siamo nella fase di una collaborazione che ci vede protese verso lo scambio di informazioni comuni, di scambio di esperienze che sino adesso le aziende in proprio hanno fatto. Puntiamo alla commercializzazione proprio di un paniere comune tra tutte le aziende. Tra i prodotti che fino ad ora hanno avuto maggiore rilievo da parte del consumatore, interesse, quali? Il vino è stato già apprezzato e ha un buon mercato. Il pomodoro, la salsa, la passata di pomodoro altrettanto. Sono prodotti che già si trovano sul mercato, che sono fuori, che sono a nord e hanno ottenuto già grandi risultati. Poi anche gli altri stanno facendo strada, sono tutti ottimi e quindi confidiamo nel fatto che da questa sinergia anche loro possano andare oltre. E ci troviamo con il presidente della cantina Castelluccio Miao di Valle d'Olmo, che produce un ottimo vino, un vino conosciuto che si sta facendo conoscere. Sì, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo puntato moltissimo alla qualità e soprattutto puntando sui vitigni autoctoni proprio di questo territorio, tra cui il Catarratto e il Perricone. Da questi vitigni abbiamo finalmente messo in evidenza proprio le caratteristiche organolettiche e portarle con la nuova tecnologia che c'è nella cantina anche nel vino. Tra l'altro abbiamo fatto pure uno spumante di Catarratto che è stato quest'anno premiato come il migliore spumante a livello nazionale e che insomma sta avendo buon riscontro anche sul mercato. Con i vini abbiamo una serie di vini importanti, sempre puntando sul Catarratto e l'Insole, un altro vitigno proprio di questo territorio. Poi abbiamo di recente anche puntato sul Perricone, che è un altro vitigno di questo territorio molto antico anche nella tradizione, però che era stato abbandonato dai viticoltori, e ultimamente noi l'abbiamo ripreso facendo anche una lavorazione particolare, quale l'appassimento in fruttaia, ottenendo un vino che somiglia molto all'Amarone. Però devo dire, questo secondo noi ha delle caratteristiche, forse perché qua abbiamo un po' di sole in più, le caratteristiche penso superiori anche all'Amarone, che sta avendo anche questo prodotto un riscontro positivo nel mercato, quindi speriamo bene per l'azienda. Qual è il vino che si vende di più? Qual è la qualità? Attualmente il vino che vendiamo di più è lo Shiraz. Lo Shiraz che è un vino che diciamo ha proprio il massimo, dove abbiamo puntato massimo la qualità. Quindi, però anche gli altri vini, quale il Miano, che è l'ultimo nato, sempre in base Catarratto, sta avendo un grande successo. Abbiamo richieste veramente per la prima volta da evadere, perché non riusciamo a evadere queste richieste, non era mai successo nella nostra azienda. Quante bottiglie di vino producete in un anno? E noi nel 2008 siamo arrivati a 100.000 bottiglie e speriamo in questo anno di raggiungere almeno 150.000 bottiglie. Già i primi 4 mesi abbiamo triplicato le vendite rispetto all'anno scorso, quindi diciamo ci sono tutte le premesse per raggiungere questo risultato. A Valle d'Olmo si produce anche la pasta da qualche anno, siamo qui con i produttori di questa buona pasta. Da quanto tempo si produce appunto questo tipo di prodotto? La pasta viene prodotta da 1 anno e mezzo. Però devo dire che come produttori noi nasciamo principalmente produttori di grano. Una realtà a Valle d'Olmo, la cooperativa Nuovo Orizzonte, fatta di produttori cerealicoli che si sono riuniti ed ora hanno fatto un pastificio. Quanti produttori? Ma saranno circa un 30-40 produttori, per un totale di qualche 150 ettari di terreno. Quali tipi di pasta producete? Sono 11 formati, tutti trafilati al bronzo e seccate lentamente per mantenere inalterate le proprietà organolettiche del grano, e sono, ormai stiamo andando avanti nel territorio, diciamo che si riscontra ovunque
un favorevole giudizio. Magaze.it,